Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, buonanotte. Ok, Marzullo. Siamo qui con i migliori in campo, Cristian Passaro e Marco Mancini, del match finito per 4-3 a favore del Real Bracciola, con un euro gol finale di Marco Mancini. È bel gol, no? Cristian, dobbiamo dire, un grande gol. E grande prestazione comunque di Cristian, che fino alla fine siete stati in partita molto equilibrata. E cosa che non è andato, Cristian, stasera? Non abbiamo giocato il nostro gioco, è mancato molto il gioco di squadra, eravamo molto singoli questa sera. E se posso dire la mia, venire ogni settimana con uno o due giocatori nuovi, sì, non vi fa bene. La settimana prossima ci sta l'ottavo di finale, è partita da dentro fuori, partita secca. Riuscirete a portare qui una squadra quantomeno competitiva come eravate all'inizio del torneo? Ci organizziamo meglio, dal completo, la settimana prima. Perfetto. E va bene Cristiano, comunque buona prestazione per te e per la tua squadra. Avete fatto, eravate in pareggio fino a pochi istanti dalla fine. Buona prestazione, dicevamo, a chi la vuoi dedicare? Alla squadra, sempre. Anche se sono i nuovi giocatori che anche se non conosco. Però comunque si impegnano sempre. Faccio conoscere, ci conosciamo. Perfetto, complimenti Cristian, alla prossima, ciao. Marco Mancini, grandissimo bomber, grandissima attaccante dell'intero circuito SK, oserei dire. Stasera c'era molta differenza di età, come l'Arsenal che vediamo al campo a fianco, le due squadre più giovani. Settimana scorsa grandissima partita, però senza portare punti a casa, contro, sì, il Raiola. Stasera invece grandissima partita e grandissima prestazione tua, nonostante qualche piccolo infortunio. Eurogol finale, raccontami com'è andata la partita e poi mi dedichi il gol. Niente, oggi secondo me non abbiamo giocato il nostro calcio, eravamo superiori tecnicamente, però non siamo riusciti, diciamo, a mettere in mossa quelle che sono le nostre doti, cioè il palleggio. Però niente, l'importante era il risultato e siamo contenti di averlo ottenuto, anche se all'ultimo minuto, però ripeto, possiamo comunque giocare tre punti che danno morale, soprattutto in vista della fase finale lunedì prossimo, partita, sì, dentro fuori, sì, come dicevo al tuo collega avversario. Marco, comunque coroni questa ottima prestazione con una grande rete, sì, vuoi fare una dedica speciale? Sì, volevo dedicare questo gol a un'amica speciale, Laura, sei sempre nel mio cuore, ciao. Ciao, alla prossima, ci vediamo lunedì, ciao. Ciao.